La banana, uno dei frutti più consumati al mondo, viene prodotta principalmente nelle regioni tropicali del sud-est asiatico. Gli effetti positivi della banana, che arriva sulle nostre tavole raccogliendo tutte le componenti benefiche del terreno e che sono prediletti per tutte e quattro le stagioni, non si esauriscono con il conteggio. Questo frutto, che fornisce incredibili benefici al nostro organismo con il suo ricco pool di composti, previene l'insorgere di molte malattie se consumato al posto di prodotti contenenti zucchero raffinato durante il giorno. Quali sono i vantaggi del consumo di banane? Quanto e quando dovrebbe essere consumato? Esaminiamo insieme. Puoi iscriverti gratuitamente al nostro canale prima di passare ai vantaggi. Siamo qui con un nuovo video informativo ogni giorno. Quali sono i vantaggi di consumare una banana al giorno? Questo frutto è molto efficace nella neutralizzazione degli acidi. In particolare, crea uno strato protettivo nello stomaco contro la formazione di acido e riequilibra l'acidità di stomaco riducendo queste capacità, come la gastrite causata da squilibri dell'acidità dello stomaco. Inoltre, una banana media contiene circa 12 grammi di fibra alimentare. Questo tasso soddisfa il 15% della fibra alimentare di cui abbiamo bisogno ogni giorno. Una fibra adeguata fornisce sollievo nei movimenti intestinali. I componenti probiotici nel suo contenuto aiutano le vitamine e i minerali nel sistema digerente ad essere assorbiti molto più facilmente. L'amido resistente delle banane produce acidi a catena corta per la salute dell'apparato digerente e supporta la nutrizione dei batteri benefici nell'intestino. Aiuta anche a regolare i movimenti intestinali, consentendo ai muscoli dell'apparato digerente di contrarsi e rilassarsi. Una banana per muscoli e tessuto osseo più sani. L'abbondante polisaccaride che contiene aumenta l'assorbimento del calcio nell'intestino. In questo modo viene assorbito più calcio durante la digestione. Questi composti migliorano la salute delle ossa aumentando il numero di cellule che secernono l'ormone per la formazione delle ossa. Inoltre, il potassio che si trova nelle banane è un minerale molto importante per la salute del cuore, in particolare per bilanciare la pressione sanguigna nelle vene e fa bene ai problemi di pressione alta. Una banana media contiene circa 100 mg di potassio. Questo rafforza il muro di difesa contro le malattie cardiovascolari a lungo termine. D'altra parte, la vitamina B2 che contiene assicura la formazione di emoglobina nel sangue in modo naturale e rapido. Questo elimina i sintomi dell'anemia, come stanchezza cronica e debolezza. Le banane sono anche ricche di triptofano, che aiuta ad aumentare la produzione di serotonina nel cervello. Questo stabilizzatore dell'umore rallenta la produzione dell'ormone cortisolo, che viene rilasciato nel cervello durante lo stress, calma il corpo e fornisce rilassamento mentale. Inoltre, i derivati della vitamina B in essa contenuti sono fondamentali per la formazione della mielina, che aumenta l'efficienza dei segnali elettrici e aiuta il sistema nervoso a funzionare correttamente. Inoltre, il consumo di banane invece di prodotti contenenti zucchero raffinato favorisce la proliferazione dei globuli bianchi nel nostro corpo. L'elevata quantità di vitamina B6 che contiene è anche molto efficace nel riequilibrare la glicemia. La banana è un buon deposito di vitamine che bilancia la quantità di zucchero nel corpo e controlla il modo in cui viene utilizzata dall'organismo. I polisaccaridi e la fibra alimentare nelle banane riducono il rischio di formazione di glicazione. Quindi, un frutto così benefico ha effetti collaterali? Innanzitutto, sebbene la banana sia benefica per la pressione sanguigna, è fondamentalmente un frutto e contiene una certa quantità di zucchero. Per questo motivo, i diabetici dovrebbero regolare correttamente la quantità quando consumano le banane. D'altra parte, le banane, che forniscono benefici molto importanti per l'apparato digerente, possono causare effetti negativi sullo stomaco e sull'apparato digerente rimanendo nel tratto intestinale a causa delle fibre che contiene se consumate in eccesso.
Inoltre, il potassio sodio che contiene abbassa la pressione alta. Sebbene questo sia positivo per la pressione alta, può creare situazioni negative nelle persone che hanno già la pressione bassa. Quindi, quanto dovrebbe essere consumata una banana? Gli esperti affermano che è l'ideale consumare una o mezza banana al giorno 2 a 3 giorni a settimana. Alla luce di queste informazioni, puoi aggiungere una banana al tuo programma nutrizionale e beneficiare dei suoi benefici a lungo termine. Se ti piace il nostro video, non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al nostro canale se non sei ancora iscritto. Stai bene, tieniti informato.